vincerai. Ma se non si è vinto, solo non lo sapete ancora. Il primo all'aerodromo vince. Non avevamo parlato di strade. Aspetterò il vostro arrivo al garage. Ma non doveva essere una gara amichevole. È così che siamo amichevoli. L'ultimo lava le auto di Rafa. E non è una cosa da niente. Attenzione! Quello sì, carrozza! Preparatevi al decollo! Scusate se sono fantastico! Ok, finora ci sono andata leggera. Non ci riuscirai la prossima volta. Ti starò sempre davanti, amico. È fatta, Morgan. Guiderai il premio. E cercate di non deludermi. Che cosa vi avevo detto? Lina Navarro è la migliore qui a Silver Rock. Sì, però ha un gran bel ruggito, Rav. L'hai fatta tutta da solo. Con un po' di tempo e di attenzione, un artista può trasformare un rottame in una supercar. D'accordo. Sapete cosa fare? Festa! Pratica! Dai, forza! Rav, la potenza di quest'auto è fuori dal mondo! Conviene imparare a gestirla se vuoi completare il lavoro. L'auto a cui puntiamo ha una potenza doppia. Ha ragione! Paradiso del gioco d'azzardo nel deserto. E tutto un ricco, anche la fortuna. I ricchi giochino pure con carte e mani. Quelli di noi che sono nati all'ombra del casinò sfidano la sorte correndo a 200 km all'ora. Tutti in posizione? Jess? Sono fuori dal circuito. Mac? Mac Attack pronto all'azione. Hai chiamato il camion Mac Attack? Se l'ha scelto lui. Rav? Portatevi l'auto e io penso al resto. È ora di diventare ricchi, Tyler. Ecco il nostro obiettivo, c'è lo scommettitore. Guarda qua, è una giornata perfetta per una corsa. Ti ho giocato 4-1 al primo posto, ora... So che il prototipo non mi deluderà, ma mi chiedo... Riuscirai a domarlo? I motori elettrici e il V8 Twin Turbo danno una potenza di... 1500 cavalli. Sì, no problem. Ma che bravo! Hai fatto i compiti, adesso senti. Il secondo posto non mi serve. Capito? Sai il fatto tuo. Non fare casini, campione! Sospetta qualcosa? No, niente. Wow, potenza
stessa è coppia di questo mostro, sono la Super Mustang di Raven, non le si avvicina nemmeno. Tyler, sei come un fratello per me, ma in questo momento ti odio tantissimo. Piattaforma di lancio pronta. Houston, decollo effettuato! Saltare con un hypercar da 2 milioni? Posso ricordarti un'altra volta quanto ti odio? Stai sfidando la nostra paga, Morgan. Porta quell'auto a Raven. C'è una Canix da aggregare al genio. Jess, ho la polizia dietro. Jess, dove sei? Resisti! Jess? Fuori una, resta metà di stretto. Preoccupato? Con te? Mai. Ricevuto, stai picchiando. Portiamo le vostre chiappe fuori da qui. Sì, è fatta! Portiamo il premio a Rava. Portala a casa, amico! Che diavolo? Che succede? Sto arrivando. Rav! I piloti sono qui, li ho visti con quell'auto. Grazie, agente. Che cosa hai fatto? Rav non ti ha detto che c'è sotto quel cofano? I miei compratori pagheranno una fortuna. Giuro che te la farò pagare, Navarro! Sbirri in arrivo. La loggia manda i suoi saluti. Ehi, cosa è successo? Navarro. Mac. Aiutalo, io attiro gli sbirri. Ma... vai! Dirigiti verso il canale, ma sbrigati! I poliziotti bloccano il settore! Adesso basta, carogne! Venite pure, venite a prendermi! Sbirri davanti a te! Gira a destra! Dove sei, amico? Non importa. Rav sta bene. Non lo so, sai. Io... ce la farà. Sì, hai ragione. Deve farcela. Centrale, la GDR rossa è saltata dentro il canale. L'abbiamo persa. Non vedo gli sbirri. Il piano ha funzionato. Vieni fuori, dai! Dai! Tyler! Dov'è l'auto? Lina Navarro. Ci ha ingannati e l'ha data alla loggia. Davvero? Non mi servi a niente. Beh, buon carcere. Anche se... vorrai vendetta. E anch'io. Sì, funzionerà. Sarai il mio asso, ma sarò io a giocare le carte. Di cosa stai parlando? Le senti le sirene? O vai in galera, oppure... lavori per me, vivi, mangi e guidi quando lo dico io. E al momento giusto, avrai ciò che vuoi. Ho altra scelta. C'è sempre un'altra scelta. Sali. Diciamo che accosti accanto a un bel bolide. Quanto costa? Quanto ci mette a fare da 0 a 100? Penso ad altro. Speciale. Agli equilibri in gioco. All'istante in cui rischierò qualsiasi cosa. Io mi vedo che vinco tutto. Morgan! Il capo vuole l'auto! Sì. Arrivo subito. Divertiamoci un po'. Oggi il capo vedrà un pezzo grosso della loggia. Li prendono la città un quartiere per volta. Il capo vorrà l'auto quando avrà finito. Scherzi, non vedo l'ora di postare dei tempi da record. Navarro, che vuole? Il tempo stringe, Weir. Vendi il casinò o ce lo prenderemo.
Bella chiacchierata. Ehi. Ti sei divertito, Tyler? Ma... Senti, non è il momento. Decido io quando fare una mossa. Sono passati 6 mesi. Scendi. E se trovo anche solo un graffietto, ti sbatto in servizio al camion dei rifiuti. A domani, campione! Ok, Ty. Si va a casa. Sono Ty. A proposito di quelle corse, dammi il numero. Ci siamo. Vinci questa gara e poi potrai correre per il capo. Sono prontissimo! Sempre più vicino alla vittoria. Che ti dicevo? Ho vinto ancora. Ah, bene, hai dimostrato il tuo valore. Piloti della loggia, ascoltatemi bene. Oggi a vincere sarà Kingsley. Lasciategli il primo posto da metà. È bello essere tornati. Ora schiacciamo una valle. Chissà chi di voi è Kingsnake. Vabbè, vi batterò tutti. Ehi, credevi non ti stessi osservando. So cosa hai visto, non era prima. Sono stanco di aspettare. È ora di regolare i conti. Siamo quasi a metà, sai, quindi. Ora lascia passare Kingsnake. Non esiste Navarro. Tu chi sei? Che c'è, Weir? Ok, goditi la vittoria, ma ricordo, mi perdi vivo. Ti è piaciuto, Lina? Questa tua bravata costerà un sacco di soldi a un sacco di gente, Tyler. Vuoi fare la guerra alla loggia? La città è nostra, strade incluse. Ogni corsa, ogni sfida, ogni rally fuori strada. E la loggia vince sempre. Non stasera, però. Miss Navarro, c'è troppa gente. Ci si vede. Fate in modo che non arrivi mai a casa. Portatemi Morgan! Non lasciatelo scappare! Ah, sei un magnifico idiota! La loggia è furiosa a causa tua. Bene. L'hai voluta tu, Navarro. Io ho appena cominciato. Immagina una città senza rischi e in cui ogni scommessa è truccata. Ecco che cosa vuole la loggia. E non si fermeranno finché non la otterranno. Sono un pilota di strada. La cosa non mi riguarda. Cosa? No, 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 certo che questo ti riguarda. E come? Il loro capo è chiamato il collezionista e ha un solo vizio. Le auto. Sai cos'è il rush dei banditi? Sì, è la madre di tutte le corse. Sì, lo è. E la loggia? La truccherà. Vengono scommessi milioni e lui ne prende una percentuale. Stasera era solo una prova e la tua bravata mi ha dato un'idea. Eh? Ascolta, ho visto come guidi. Sei il miglior pilota di questa città. Devi solo arrivare alla gara.
Se vinci il Rush, la Loggia e Navarro crolleranno. Sconfiggere la Loggia? Sì. Non è la mia guerra. Salvatelo da solo, il casinò. Non sono le tue strade? E allora è la tua guerra. Poi che cos'altro gli lascerai? Mi aspettavo grandi cose dalla tua corsa, Navarro. Invece hai deluso un sacco di gente. Cos'hai da dire? Ho sistemato tutto. Ok, ci sto. Bene, 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 bene. Ti servirà una banda. Cinque stelle per te, grazie, bello. Concentrati, Mac. Puoi superare anche questa. Tira fuori il sorriso. Ehi! Astringent! Sono un tuo fan, sai? Ashtiger. Selfie tigre! No, amico, niente selfie. No, ho detto... Fai roar? Roar! Roar. Epico. Sali in auto. Cavolo, che schifo di musica è questa? Qui Ash Tiger, in diretta dalla Ash Mobile con il maestro della derapata, Mac Allister. Posso farlo tutta la notte. Ed ecco fatto. Rifacciamolo, però più intenso. Senti, io non... Non accetto un no. Va bene, sai che ti dico? Faremo il mio tracciato preferito. Londra, correvo con una banda degli stand che toccava altri. Ho iniziato a derapare e ora non posso più farne a meno. Il luogo ideale per ripartire. Mi sa che ce l'hai fatta. Sto per renderti strafamoso. Già? Reggiti a qualcosa. Cominciamo. Allora, Astringent, che ne dici ora? Tyler, sei tu, amico mio? Ehi, hey Mac, quanto tempo? 6 mesi, è stata dura senza la banda. Non dirlo a me. Mac, avrei un lavoro per te. Torni in azione? Lo sai, io ci sono. E senza fare domande? Ti annoi, eh? Non sai quanto. Senti, c'è anche Jess. Ci sto lavorando. Ehi, hey Mac. Mi hai fotografato mentre sboccavo. Fai in fretta. Ci sono. Jimmy, coprimi, ci sono guardie. Guarda qua, che roba. Siete in ritardo e io odio aspettare. Cosa? Stiamo facendo una rapina qui. Ah, Jimmy! Dobbiamo andarcene. Ehi,
patti chiari, pagherete per due anche se uno di voi dovesse tirare le cuoia. Ah, cavolo. Ok, conosco un tipo. Resisti! Non ce la faremo! Oh, forza, ci stiamo solo divertendo. Uno ad Amsei, l'abbiamo perso, ripeto, è andato. Jess, ciao. Allora, parliamo del tuo stupido piano. Non è... Sì. Vediamoci. Dove sei? Non ho mai sentito un piano più stupido di questo. Io voglio restarne fuori. La banda migliore porta sempre un pilota a Rush. Quindi basta battere le fazioni di strada di Silver Rock. A Mac fuori strada e derapate, a me il resto. Che mi dici della loggia? Controllano ogni affare losco in città. E qui entri in gioco tu. Avranno un sistema a prova di bomba. Parla ai tuoi contatti, scopri di che si tratta. Gara, sconfiggiamo la loggia e contiamo i dollaroni. Semplice. Fama, ricchezze, Navarro che rotola nella polvere. Voi idioti vi fareste ammazzare senza di me. Ci sto. Sì! Rav? Sai bene che non ce la faremmo senza il nostro ingegnere preferito. Ma falla finita. Visto che siete così disperati, potete usare il mio garage, ma a un paio di condizioni. Primo. La banda è tornata, baby! Ah, calmo, Rav. Almeno un'auto ce l'avete? Una scommessa. Era una puntata sicura, ma sai com'è? Sul serio? Ho delle auto nel retro, clienti che non pagano. Sono circondato da... Buona scelta! Sicuro rispetto ai miei bolidi, ma... andrà bene. Credevo ti limitassi a farne il tuning. Ok, ti sei appena meritato una bella lezione. Che ne dici di questa accelerazione? Niente male. Vediamo se basta a tenerti in testa. Avanti, Tyler, corri! Non sei più al parcheggio. Ti stai trattenendo, vero? Dai, non trattenerti! Non lo farò! L'abilità vince sempre sulla potenza. Ehi, Mac, dove siete spariti voi due? Da Rap, ma non aveva niente. Andiamo dal rivenditore per delle ruote da fuoristrada. Ok. Oh, sì. Pensi di farcela? Posso darti dei soldi? No, ce la faccio. Ho un po' di risparmio. Secondo me a piedi io sono più veloce di quell'affare. Aia, piccola, non diceva sul serio. Ora devo darti una lezione. Tu vai sull'asfalto, io faccio fuori strada. Vediamo chi è più lento. Lo ammetto, credevo non ce la facessi. Non si vince granché puntando sul sicuro. Ben detto. Ma io preferisco ancora le strade, grazie. Sei qui, bene, ascolta. La loggia fa arrivare dei convogli in città e nel prossimo c'è la mia Koenigsegg con della tecnologia extra installata. Tu e i tuoi amici la riprenderete per me, ok? Perché dovremmo farlo? Primo, me lo dovete. Secondo, lascerò che il tuo amico Rav gli dia un'occhiata prima di ridarmela. Non servono altri motivi. Ci stiamo. Sì. Allora, ecco che farete. Il camion con la Koenigsegg supererà i confini della città tra due ore. Intercettiamolo e prendiamo il carico. Farà parte di un convoglio? Cosa hai in mente? Una toccata e fuga. Fatemi arrivare al camion e io penserò al resto. Rav, hai trasformato la Mustang in un'auto da fuga? Sì, l'ho blindata come volevi. Incassa da campione e restituisce con gli interessi. Ottimo. Mac, tu e Rav avete preparato il drone? Sarò la vostra visuale dall'alto. Ok, mostriamo alla loggia che siamo tornati. Lo vedo, il camion sta arrivando e ha con sé degli amici.
Ci siamo. Devo arrivare al camion prima che entri nel tunnel. La loggia non ci farà avvicinare al camion. Dobbiamo eliminare quegli altri. Con piacere. Jess, pronta? Portami in posizione. Attenzione! Che succede? Mi ha frenato davanti. Lo prenderemo. Ma che diavolo? Questo tipo è fuori di testa. C'è qualcosa di più grosso in ballo. La loggia non si spreca solo per un altro. Eliminata. C'è una scala, salite alla destra. D'accordo, dai. Vado in posizione. Tienila ferma. Salta. Una vera bomba! Portatela nel garage. Diamo un'occhiata sotto. Tanto speciale prima di rispedirla a Will. E così? Hai perso l'auto. Uno spiacevole fallimento che non deve ripetersi. Chiunque sia stato lo troverò, te lo posso assicurare. I miei investitori sono impazienti. Ti ho tirata fuori dal barrio perché pensavo fossi affidabile. E lo sono. Me lo auguro. Quello che c'è sotto quel cofano vale più della tua vita. Spero non sia opera tua, Morgan. Tyler, ottimo lavoro con il convoglio. Sai bene quanto è difficile stupirmi. Io... È impossibile. Mi avete stupito. Mi avete così ispirato. Voglio investire su di voi. Se tu e la tua banda batterete i capi dei Cambio Radicale e del Club della Rivolta per le corse di accelerazione e derapata, vi avvicinerete al rush dei banditi. Potete farlo per me? Di alla tua amica Jessica Miller che un tizio ha un lavoro per lei, un trasporto VIP. Manderò i dettagli, che ne dici? Beh, sì, penso di sì. Ma che bravo, ci sentiamo. Andiamo. E tu chi sei? Sono l'autista. Mi chiamo Miller. Ramirez. Piacere di conoscerti, Ramirez. Ora che ci siamo presentati... Puoi seminare gli sbirri. Sono stata pagata per un trasporto. La polizia non è compresa. Troveremo un accordo, ma ora qui. Come desideri. Uno incontrente e segui il 411. Il soggetto si dirige a nord in zona Lungo Lago. Sono andato. Oh, meno. Potresti portarmi al rifugio. O mi costa un altro extra. Per stavolta è gratis. Ecco la tua fermata. Bene. È stato strano. Ogni quarto di miglio è una battaglia. Dal riscaldamento all'arrivo mettiamo tutti in riga. Io sono la grande sorella e questo è il Club della Rivolta.
Guidi un'auto d'accelerazione, ma non sei uno dei miei. Chi sei? Potresti essere della loggia e voler eliminare la banda dall'interno. Mi chiamo Morgan. Sei Tyler Morgan? Benvenuto, chiamami grande sorella. Che vuole la loggia da voi? Stai facendo domande molto pericolose, Morgan. Dimostra di avere la stoffa per correre con il club della rivolta. E poi parleremo. Rispetta le regole dell'accelerazione. Se le infrangi, ti faremo a pezzi. Sì, sì, so che cosa fare. Credo. Allora, grande sorella, eh? Bel soprannome. Serve a ricordare alla banda che siamo una famiglia e che prendo io. Inoltre, se ti opponi alla loggia, meglio non usare il vero nome. La loggia? Già, la loggia. Stiamo andando nel quartiere dei casinò per insegnargli che non ci pieghiamo a nessuno. Ci stai? Ora parliamo la stessa lingua. Ci sto. Dove sarai quando avrà inizio la rivoluzione? Siamo l'ultima difesa contro le multinazionali. Siamo i combattenti per la libertà nell'era della disinformazione. Siamo i... Cambio Radicale. Buone notizie, recluta. Sei ammesso al test dei Cambio Radicale. Mostrami di saper derapare e parleremo. Sei l'hacker anarchico che fa derapate. Com'è che ti chiami? Io sono tutti e non sono nessuno. Sono il soldato underground. Benvenuto all'operazione Miladoro, soldato. Oggi infliggeremo un duro colpo alla loggia. La loggia installa nuovi apparecchi di sorveglianza in città. La tua missione è distruggerli prima che siano attivati. Serviranno velocità e estrema precisione. Aspetta, tu vuoi che derapi e distrugga cose? È questo il mio incarico. Ricorda, colpisci duro e poi smamma. Mamma, buona fortuna. Caspita, non me l'aspettavo. Oggi abbiamo inferto un duro colpo al nemico. Ben fatto. Già? Niente male davvero? Ci hai dimostrato il tuo valore. La tua guerra sarà la nostra. Quando verrà l'ora, avrai il nostro aiuto. Ne sono felice. Miller, oggi devi farmi da corriere. Ho bisogno che tu mi prenda delle cose. Controlla il GPS. Ti conviene non mandarmi dal fruttivendolo. Sono un sacco di fermate. Quale faccio prima? Non ha importanza. Ma cerca di fare in fretta. Hai qualcosa per me? Ok, diamoci da fare. Bel tempo oggi, eh? Bene, ci so fare. Dammi qua, sbrigati.
Complimenti, stai facendo una reputazione, Jess. Non parlate granché, vero? Miller, hai le registrazioni? Sì. Bene, vediamoci subito. Ciao, Ramirez. Ecco le registrazioni. Quante pattuglie hai dovuto fare fuori per averle? Nessuna. Una vera delusione. Ci vediamo, Miller. Ramirez si è compromesso perché potessi essere in lista. Ora è il momento di agire. Aspetta, non so nemmeno come ti chiami. Chiamami Broker. Mi posso fidare? Fai un altro lavoro per me e poi deciderai se fidarti. Se ne esci viva. C'è un travestimento nel vano portoggetti. Indossalo prima di arrivare. Oh, avanti, è impossibile che non mi scoprano, dai. Ramirez si è preparato un'identità insospettabile. La gente non vede quello che succede. Navarro? Sì, l'auto è qui. Tu, non c'è tempo da perdere. Accelera. Da quale vuoi iniziare? Non importa, pensa a guidare. Spero che ci sia tutto, visto che sei ancora in debito. Muoviamoci. Navarro. Come va con Morgan? Tu concentrati sui casinò. Io mi occupo delle strade. Mi concentrerò solo su ciò che mi serve. Non pensare di potermi dare ordini. Contatto nel deserto. Lei saprà che vuol dire. Bene, prossimo. Sono stati pagati tutti. E tu invece? Il tipo è a posto. Possiamo andare? Bene, muovi. Certo. Ho un regalo di Natale anticipato, agente. Deve arrivare al tuo capo. Quell'idiota di agente è sul libro padre. Però non hanno ancora preso Morgan e la sua banda. Li prenderanno? No, non è vero. Non senza aiuto. Come andiamo con lo Skyhammer? Sta arrivando. Dai l'ordine. Via Skyhammer. Sono tutti. E... bel tempo. Bella guida, ci vediamo. Questo è sicuro? Ragazzi, Navarro ha in mente qualcosa. Ovviamente. Non so cosa sia, ma c'entrano i poliziotti. E ha menzionato qualcosa di nome Skyhammer. Ma quella donna ha le mani in pasta ovunque. Non importa, non può fermarci. In ogni caso, come l'hai scoperto? L'ho portata a distribuire mazzette a tutti i suoi leccapiedi. Lo sai, cose da donne. Hai fatto cosa? Tu tieni gli occhi aperti, d'accordo? Ci sentiamo. La loggia ci sta trasformando in giocattoli su cui far scommettere ricchi annoiati. Se davvero volevi combattere, avresti fatto la guerra a loro. Mi interessa solo Navarro. Non voglio salvare la città, non sono pazzo. Lo sei e lo dimostrerò. Nessuno dei miei andrebbe dove sto andando io. Troppi rischi. Ma tu lo farai. Ti sfido. Boom! Primo posto! Sì! Tyler. Hola, Guero. Mi devi una rivincita? La Katrina. Se hai intenzione di farti dare un'altra lezione, sarò lieto di aiutarti. Non al solito posto. Ti mando la posizione. Asta pronto. Pronti a ballare, allora. Jess. Ty. Voi che ci fate qui? Dovevo incontrare Jimmy, un mio vecchio cliente. E la Katrina voleva una rivincita. Una pupa della Lega 73 ha chiamato. Trappola. Navarro. Ah!
Divide e Timpera, conoscete la storia. Agli ordini. Ricevuto. Posizione. Si dirige a ovest attraverso... Quando vuoi, Mac. Mac! Autospenta! Mac! Ehi, Coto! Qua giù! Hai preso a muovermi, mi allontano. Grazie, Mac. Decisione esecutiva. Dobbiamo uscire dalla città. I poliziotti stanno facendo sul serio. Vero, diamocela a gambe. Sto scendendo nel canale. L'elicottero non mi seguirà qua giù. Vero. Forza, forza! Ci sei quasi! Tiriamo fuori. Sto arrivando, Jess! Libero! Jess! Guardate come si fa! Ci vediamo! A tutte le unità, attenzione! Uno ad Andai all'inseguimento di un Audi SC! Incredibile! È l'elicottero, anche se parecchio ammaccato. Non parlo a me. Lo so, un bel colpo lo sistemerà. Ricevuto, codice 3 diretto a nord su Coolidge Street. Sono sulla Beltway, voi dove siete? Dirigo a sud, anche io. Nuovo piano, vediamoci sulla 620. È in costruzione e piena di attrezzature. Scateniamo il caos e blocchiamo la via di fuga. Facciamolo. Ragazzi, andiamo via di qui. Vedo che sei ancora tutto intero, Tai. Avevano un dispositivo aereo, Skyhammer. È in grado di bloccare il motore di un'auto. Gliel'ha dato noi. Sai di che si tratta? Forse. Dovrei vederlo per essere sicuro. Rubare tecnologia alla loggia mentre la polizia ci dà la caccia in centro. Nient'altro? Dispositivo. So cos'è. Sì? È un kill switch. Prova all'avanguardia. Può disattivare a distanza l'elettronica di un'auto. Come fai a saperlo? Perché l'ho fatto io. Cosa? Quando ero nell'esercito. Non ha mai funzionato. Ma evidentemente ora sì. La loggia lo userà al rush dei banditi. Ne sono certa. Potrei progettare delle contromisure. Ma dovrò studiarlo in qualche modo. Ti serve un'unità intatta? La troveremo. Ehi! Guarda chi c'è, il nemico pubblico numero uno. Scommetto che i poliziotti stanno tirando freccette alla tua foto segnaletica. Puoi ben dirlo. Che c'è? Sei dato 100-1 come partecipante al rush dei banditi. La strada è ancora lunga. Che ne dici di pareggiare le quote? Sai che non posso correre in centro ora. Ci sono un sacco di fazioni fuori città, ragazzo. Il rombo di tuono, la milizia di Amber, i sei di Silver. Forse potrebbero anche aiutarvi con la loggia. Con la loggia addosso ci serviranno tutti gli alleati possibili. Bene, sei il mio asso vincente. Non ti perderò di vista prima che le carte siano in gioco. Tyler? Tyler Morgan? Sta succedendo davvero. Dio mio, non ci credo. Che c'è di buffo, Gaio? Tu che vuoi far fuori la loggia? L'ho sentito e ho pensato, è pazzo, ma non così pazzo. Dico sul serio, vedrai che Lina la pagherà. Accidenti, hai imparato ad abbaiare. Perché ti interessa tanto, Cavron? Ho qualcosa di molto più semplice per te. Parliamo dopo la corsa. Gaio, come ai vecchi tempi, eh? Hai quasi nostalgia delle nostre imprese, eh? Alle cose che non facevamo. Eravamo dei teppisti. Avanti!
Non puoi battermi, Gaio! Cavolo, non correvo così da un sacco di tempo! Avanti, dillo! Pensi che possa riuscirci, vero? Se vuoi davvero andare avanti, dovrai dare il massimo. Per me e per tutti. Tiri fuori il meglio di me. C'è gente che fa il tifo per te e crede che libererai questa città. Questa gente sei tu? Forse. O forse no. Ci vediamo, piccolo Tai. Morgan, ti devo delle scuse. Quando arriverà il momento, avrai il mio aiuto, Morgan. Te lo prometto. Dicono che il mondo sia degli uomini. Io dico di no. Resisti un giorno nel deserto con noi se sei un vero duro. Noi siamo la milizia di Ember. Ci vuole molto fegato per avvicinarsi a noi. Il mio fegato è noto. A Parigi è perfino una celebrità. Suppongo tu non sappia chi sono. So chi sei. Un attorucolo da strapazzo. Scusa, tesoro, ma non sei alla nostra altezza. Facciamo sul serio. Abbiamo cicatrici. Sono Fate. Vuoi correre per me? Affronta il nostro duello. Bel panorama, eh? Ora divertiamoci. Corsa ai canyon. Uno contro uno, io e te. Preparati a perdere contro uno sfavillante attore. Andiamo, andiamo! Quasi, ci siamo quasi! Sei pronto? Certo che sì! Andiamo! Ora corri con le sorelle della milizia, carne fresca. Sei più pazzo del previsto. Udo? Che combini? Ehi, se finisci nei guai, conta sulla Lega 73. Va veloce, fai in fretta. Perché? Che fretta hai? Perché lo dico io e tu vuoi accontentarmi, vai. Allora, Tyler ti ha detto niente di interessante su di me. Tyler? Ah, pessima faccia da poker, Jessica. Tranquilla, la tua copertura è al sicuro. So dove sarà un'auto del collezionista al Fortune Valley. Non mi interessa. E se ti dicessi che ha quello che serve a Rav e alla tua banda? Anche se fosse vero, non riusciremo mai ad avvicinarci. Ah, Jess, sempre disfattista. È uno sbruffone compulsivo. Permetterà a tutti quanti di vedere quell'auto. Solo per fare invidia ai suoi nemici, cioè... Ok, a bocco. Dove? Un po' di pazienza, Jessica Miller. Prima vinci la mia scommessa. Ora paga. Sì, classe G, placcata in oro, Casinò Carnevale. Classe G, eh? Il tipo ha dei gusti molto particolari. Un piacere fare affari con te. Miller, la loggia incontrerà un VIP d'oltreoceano. Faremo in modo che scelgano te come autista. E come faremo? Innanzitutto dobbiamo scoprire qual è il piano. Ecco. Che cos'è? Un trasmettitore a corto raggio. Vai ai luoghi di incontro della loggia e vai via. Capito. Vediamo che abbiamo qui. Come lo chiamo? Vuole autisti silenziosi. Lo trasporta lui, chipset potenziato. Non sono affari tuoi, Holtzman. Ho un nome. Il primo autista è quello stronzo dell'industria del rischio, Holtzman. Bene. Allora gli capiterà qualcosa. Tipo un'emergenza in famiglia. La loggia ti chiamerà tra poco. Ehi, ho qualcosa per te. Mi servi per un VIP. Non ci è voluto molto. Come dici? Niente, mandami le coordinate. Salve, signor Kobashi. Non sei Holtzman. Dov'è Holtzman? Un contrattempo. Lo sostituisco io. Ok. Portami a questo indirizzo e fallo in fretta. Sono Kobashi. Sto arrivando.
Siamo arrivati. E in poco tempo. Saluta i tuoi veri capi da parte mia. Di loro che li vedrò presto. Andiamo a dare un'occhiata al magazzino. Chi sei? Mi manda Kobashi, ha detto di portare l'auto al magazzino. Cosa? Il collezionista la vuole al terminal VIP del Rift per il Fortune Valley Day. Lui? Sì. Ma... sei sicura? Qualche problema? Allora parlami del magazzino. Cavolo! Quegli stronzi hanno chiamato la polizia! L'auto non importa. Quindi ti sta bene se la prendiamo noi? Fate pure. Vogliamo al... Ho trovato un'altra. Davvero? Chiama Tai e me. Dobbiamo incontrarci. Li ho seminati. Siamo a posto. La tua copertura è saltata. E non sappiamo ancora per chi lavori davvero, Kobashi. Non direi che siamo a posto. Cosa vuoi che faccia ora? Sta buona per un po'. Mi farò sentire io quando avrò un piano. Esistiamo tra curve e movimento. Osteggiamo il confine tra vita e morte, trazione e caduta, e io sono il re delle derapate. Aki Kimura, benvenuto al rombo di tuono. Sean McAllister, ho sentito parlare di te. Dicono che punti alla mia corona. Io non voglio la tua corona. Sono qui per battere il tuo punteggio. Battiamo record in tutta la nazione. Pensi davvero di poterci sottrarre quello di Fortune Valley? Ti godi il sogno americano, eh? Mi piace. Ma i record di Fortune Valley sono miei. Arrenditi, Mac. Non raggiungerai mai il mio punteggio alla Silver Canyon All-Star. Questo lo vedremo. Woo! Saluta il nuovo re delle derapate, baby! Adesso la corona è tua di diritto. So della tua lotta. I rombo di tuono sono con te, se serve. Guarda qua, guarda qua. Non mi giro da me. Ci penso io. Oh, sì. È finita. La loggia controlla le fazioni e la polizia è nostra. Non correrai mai nel rush. Vattene finché puoi. Hai paura? Perché sai che soldi e potere non basteranno a fermarmi. Porrò fine a questa guerra, Morgan. Mi hai capito bene? Ad ogni costo. Ci vediamo alla partenza. Jess ha identificato due auto del collezionista con tecnologia kill switch. Dobbiamo decidere quale auto vogliamo rubare. Parliamo di due mostri placcati in oro. La prima è una Mercedes G63. L'ha portata a un casinò della loggia in città per il Fortune Valley Day. Prenderla non sarà facile. E l'altro obiettivo? Domani il collezionista spedirà la seconda auto in Giappone. Sarà in mostra al terminal VIP del Rift. Quel posto sarà inavvicinabile. Beh, quale ci prendiamo? Vogliamo far arrabbiare il collezionista, no? Io dico entrambe. Bene, Mac, proviamoci. Sì! Mac, vai! Ora ti libero, piccola! Funziona, Ralph! Porto fuori questa bimba! Ragazzi, mi sa che qualcosa non va. Qualcosa cosa? Del tipo qualcosa sotto l'auto ha cominciato a fare bip bip. Il collezionista ha messo un segnalatore. Cerco di liberarmene. E niente, è ancora lì. Non rischiare, Mac. Vieni da me. Troveremo un modo. Ralph, sto arrivando. La banda di Morgan ha abboccato.
Bene, finiscila. Io e Tai siamo alla seconda auto. Ciao, bellezza. Ho l'altra auto e mezza polizia alle costole. Conosci il piano, aggira la città e va. La Mercedes è sul rimorchio. Verrà contro le segnalature. Non è un segnalatore, Mac. È una bomba. Una bomba? Rinculo. Oh oh. Ecco, problema poliziotti risolto. Allora, Rav, come sono quei kill switch? La classe G ha un kill switch, sì. Ma la Lambo... Beh, qualcos'altro. Un sistema di guida autonoma. Intendo intelligenza artificiale o qualcosa di simile. I ricambi, inoltre, ricordano il design della tecnologia Koenigsegg. Ho visto roba simile solo nei laboratori della difesa. E per il kill switch? Puoi farci qualcosa? Ecco le buone notizie. Posso preparare delle contromisure. Ottimo. Speriamo in tempo per il rush. Hai davvero sollevato un vespaio, Tyler. La loggia è come impazzita. E sai che si fa quando l'avversario sta per cedere? Gli si prende tutto quello che ha. Tocca alle fazioni della loggia. Hai detto bene. Ne rimangono tre: il club del 1%, il gota del diamante e l'industria del rischio. Ma sarà una lotta dura. Navarro ha il pieno controllo su di loro. Ce la possiamo fare. Lo spero. Il rush dei banditi è vicino. Non mollare. Bei folchi totali, ma ti garantizzo che viviamo molto meglio di te. Contanti in mano, piedi sporchi di terra, e sopra di noi il cielo. Siamo l'industria del rischio. Chiedevo quando ti avrei visto qui in giro. Mi aspettavi? Certo. Non vedevo l'ora di incontrare il famoso maniaco del fuoristrada Sean McAllister. Sì, ok. Senti, sono qui per correre. Sì, sì. Chi ha fatto la spia? Non importa. Alla tua banda non piacciono i tuoi trucchetti. Lo vuoi vedere un trucchetto? Ci penso io. Sta tranquillo. E ghiaccio, ragazzo! Ehi,
il tuo prossimo incarico. Presto, preparati. La mia copertura è saltata, lo sai. Non ne avrai più bisogno. È ora di andare dal collezionista. Non mi importa del collezionista. Noi vogliamo Lina Navarro. Elimina Navarro e il collezionista cade. Avremo ciò che vogliamo. Ti mando aiuto. Saprai chi è quando sarai lì. Sei tu il contatto? Parla piano, non si sa mai chi può essere in ascolto. Sì, sei chiaramente tu. Devo estrarre dei dati dai server della loggia. Spero che tu sia veloce. Altrimenti non sarei qui. Ok, ci sia... No, forse ho attivato qualcosa. Porca... Al diavolo i server! Ora ce ne andiamo. Preso tutto? Cosa? Ah, certo, certo. Convincente. Jess, ci sei? Soldato underground, che succede? Mi sono infiltrato in un casinò della loggia con i dati recuperati. Ho superato il firewall, ma mi hanno scoperto. Sto scappando, vieni a prendermi. Porca vacca, tieni duro, arrivo. Fai presto. Accidenti, ti è venuto in mente! Ho aperto un accesso al loro server protetto. Torno alla base e lo attivo prima che se ne accorgano e lo chiudano. Grazie ancora, Jess. Inondazione. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma abbiamo avuto violazioni alla sicurezza. Ma non mi dire. Ecco l'hardware richiesto dalla loggia. Tenetelo al sicuro. Se cade nelle mani sbagliate, ci saranno conseguenze. Tranquillo, ci penso io. Ci faremo sentire più tardi. Ehi, non ti arrabbiare, ma la loggia sa chi sono. Lascio il paese, devo sparire per un po'. Cosa? Ehi! Ferma, ferma. Ascolta, ho preso una cosa da loro. Grossa. È la chiave per abbattere l'intero sistema. Devi portarla a Samantha. Samantha? La broker. I dati dovrebbero essere sul tuo telefono. Ecco i dati. Devo sapere che cosa succede. Scopriamo perché Charlie è scomparso. Meriti almeno questo. Il collezionista è un burattino. La loggia è solo una pedina. Quello che devi sapere è qui dentro, nei file Arkwright. Fine messaggio. La tua vita è solo fatica. La nostra è un gioco. Niente, abbastanza emozionante. O pericoloso. O degno di noi. Siamo il Coda del Diamante. Mai sentito di noi? Beh, allora non sei un milionario. Tu. Che? Zitto. E tu che pensavi di avere una chance? Il rush dei banditi. E Morgan è dentro. Non importa, lo batteremo e poi verrò per te. Che paura. Che cos'è? L'ultimo pezzo del puzzle. Se vinci, la loggia si prende Silver Rock. Se perdi, andrà in bancarotta perché dovrà pagare me e tutti gli altri. Il tuo casinò. Vuoi scommettere? Tutto. Il rush dei banditi è mio. Vuoi essere così stupido? Fai pure. È una scommessa bella grossa. Cosa dirà il tuo capo? Quando gli avrò dato il tuo casinò, dirà quello che voglio. Te lo auguro. E che vinca il migliore. E cioè io. In onda fra 3, 2, 1. Signore e signori, la conoscete, la adorate. È Natalia Nova, in
insieme a lei, come sempre, il meglio del meglio, il club dell'1%. Oddio, sei tu. Nova, ci conosciamo. Ah, no. Non vorrei mai essere vista accanto a quello schifo di auto. Puoi dirlo in modo più educato. Ti stavo aspettando. Tu e la tua stupida banda. E per te sono Supernova. Stai per correre con il vincitore del Rush dei Banditi. Adoro le tue fesserie. Tu apri la bocca ed eccole lì. Escono da sole. Ciao, sono Vini. Qui è Supernova che ti sta parlando. In diretta dal tracciato. Che cosa? Trasmetti la gara in diretta? Forse non riuscirò a impedirti di arrivare fino a Rush. Ma puoi scommettere le tue chiappe flaccide che farò il possibile per fermarti in gara. Non sarò da solo, Natalia. La loggia vuole la guerra. Noi saremo pronti. 10 scarafaggi restano sempre scarafaggi. Aspettatevi Killswitch e interferenze della polizia. Jess, a che punto siamo? Non sospetteranno nulla. Bene. Mac? Carico è pronto. Io e i ragazzi offriremo agli sbirri una notte memorabile. E tu che dici, Rav? Ho in serbo una sorpresina. Sapete, non si sa mai. Tyler, quando avrai scelto le auto per il Rush, dovremo metterle a punto... Allora ci siamo. Sconfiggeremo la loggia. Alla fine ce l'hai fatta ad arrivare alla partenza. E sono qui per batterti. Oh, Tyler, ogni pilota qui è pronto a distruggerti. I poliziotti sono a caccia del tuo sangue. Sei solo un altro perdente che intralcia la mia strada. E la tua fortuna sta per finire. Vedi, è qui che ti sbagli. Non è mai stata fortuna. Stiamo per cominciare. Jess, Mac, ci siamo. Ce la farai. Buona fortuna. È come ho detto a Navarro, la fortuna non c'entra niente. Ci siamo, piloti. Il Rush dei Banditi ha inizio. Fatelo fuori. E allora chiama le altre bande. Che vuol dire che le hanno eliminate? Ah! Avvisa i nostri amici poliziotti. Non deve passare nessuno tranne il nostro uomo. I piloti sono passati ai loro fuoristrada. Ora è il momento di giocare sporco. Proprio come piace a me. E sono partiti sulla strada sterrata! Poliziotti in arrivo! Una valanga di poliziotti! Non sarebbe una gara della loggia senza qualche trucco. Forza di polizia di Fortune Valley alle calcagna. Sentite ragazzi, prendeteli. Lega 73 alla risposta. Qui è la milizia di Eva. Continueremo a colpire quei poliziotti fino a che non ci inseguiranno. Conta su di noi, fratello. Li ha buttati fuori. E quanti?
Come tutti? Sai che c'è? Lascia stare, non importa. Lo faccio fuori io. Ehi, una sostituzione all'ultimo. Ma è consentito. A sostituire l'attuale campione nell'ultima tappa del Rush dei Bandit. Forza, forza! Quindi, siamo io e te. Hai visto l'equipaggiamento delle nostre auto? Non hai speranza? Tu imbroglia pure, vincerò comunque. Sì, sì, sì! Tyler Morgan sconfigge Nina Navarro e vince il Rush dei Banditi per Silver Rock! Rovinati, Navarro. Dovrò metterci tutto quello che ho per sopravvivere. La loggia ha chiuso con le strade e soprattutto ha chiuso con te. Non puoi! Ho lavorato duro per questo! Tutto quello che hai lo hai ottenuto grazie a me e ora mi riprendo tutto. Se io affondo, anche tu affonderai con me. Sai quante informazioni ho su di te? Su ognuno di voi! Non mi sarei dovuto fidare di te. Un errore che non ripeterò. Tyler, abbiamo vinto il Rush e battuto la loggia. Che facciamo ora? Ho un'idea. Wow, non ci credo. Ma prima, corsa all'aerodromo. Davvero? Hai paura di perdere? Ah, lo capisco, sono un campione. L'avrei anch'io. No, l'hai voluta tu. Il suo piano contro la loggia era elegante e spietato, signor Weir. Morgan è stata un'idea brillante. Potrebbe rivelarsi ancora utile in futuro. Lo so. Il collezionista è al capolinea. E lei ha vinto. Benvenuto alla Arkwright.